Le tradizioni sono dure a morire e tutti noi siamo abituati ancora a girare fra banchi con ogni genere di alimenti, fra voci e richiami dei venditori. Fra questi troviamo il parulano. A Nocera Inferiore, 18ª edizione della Sagra del Parulano, un'occasione della tradizione popolare da non perdere che ogni anno regala la vera tradizione grazie a degustazioni del pacchero del Parulano con pomodoro San Marzano DOP e cipollotto nocerino. Ad aprire la serata la compagnia teatrale Teatranti per caso e poi Gigione in concerto, ma soprattutto tanto buon cibo. Talvolta parulano viene usato anche per definire qualcuno che manifesta un linguaggio scurrile o modi rozzi, associando ingiustamente simili atteggiamenti a quelli di persone provenienti dalla campagna. In realtà il termine è antichissimo e al giorno d'oggi è abbastanza desueto, tranne per un'edizione speciale della Sagra del Parulano, dove tradizione e buon cibo saranno il mix d'eccezione. Ora, come vedi, qui abbiamo tante verdure perché siamo alla Sagra del Parulano. Il Parulano è un contadino di Parula e quindi ci sono tutti i prodotti della terra. Troviamo melanzane arrostite, ai broccoli, zucchine sia fritte che arrostite, e faremo il pacchero del Parulano. Oltre il pacchero c'è la possibilità di mangiare anche il panino come si vuole o anche al piatto, e dopo questo da domani, ovvero sabato 20, ci saranno anche le pizzette e le zeppole come dolce. E poi tanta musica e divertimento. Sì, infatti vi aspettiamo per il concerto di Gigione e domenica per lo spettacolo di Gerardiniello, il comico. Iniziato, abbiamo rotto il ghiaccio stasera, una prima serata dedicata completamente ai più piccoli, dove c'è l'animazione con Angela Benevento qui che sta facendo divertire tutti i piccoli del quartiere. Poi abbiamo il nostro piatto forte che è il pacchero del Parulano. Alla base ci sono questi prodotti della zona, il cipollotto nocerino DOP e San Marzano DOP offertoci gentilmente dalla Carmela, dove appunto è alla base questo piatto che invitiamo tutti ad assaggiare. Domani sabato ci sarà il grande ospite di serata che è Gigione, mentre domenica la paranza dell'agro con Spacca Paese, una bella serata di tamburra appunto per rivivere le tradizioni con il maestro Gerardo Amarante. Andiamo di accontentare tutti i palati con pietanze che sono alla base di prodotti di prima qualità, con una porchetta che viene direttamente da Riccia e l'ottima salsiccia locale. Voglio ringraziare tutti i volontari che hanno preparato gli ortaggi a casa, quindi troverete dei prodotti come lo preparano le vostre mamme, freschi e soprattutto buonissimi. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco Paolo De Maio, che anche quest'anno ci ha dato il suo supporto morale con il patrocinio, ma soprattutto con un contributo economico.